la SPA che ho posizionato nell'ultima puntata del Mega Bunker. E oggi sono stracontento perché finalmente, dopo 10 giorni di pioggia, continuiamo con la costruzione dell'interno. L'idea sarebbe quella di creare tutto un muretto di legno che gli gira attorno con una forma ad S, perché qua in questo punto sospeso ci verrà il camino che appiccicherò al soffitto. E l'ho già ordinato il camino, dovrebbe arrivarmi in sti giorni. Oltre a quello inizieremo a fare anche le prime pareti, forse un po' di pavimento. Sistemiamo anche un po' l'ascensore, anche la finestra sopra la SPA, finiamo l'illuminazione, insomma tanta tanta roba. Iniziamo con la puntata numero 8. Se mi vedete bello illuminato in qualsiasi posizione della stanza è perché negli ultimi 10 giorni, mentre diluviava, sono andato avanti con l'impianto elettrico. Non so se avete visto, ma ho appeso tutti quanti i faretti al soffitto. Li ho collegati uno ad uno, li ho inseriti nelle scatolette di derivazione, quelle grigie che ho attaccato sopra. Da quella parte lì ho fatto tutti i buchi per tirare i cavi e farli passare dall'altra parte. Collegato tutto anche all'esterno e con questa bella prolunga nera ho tirato i cavi fino a questo dimmer, che una volta acceso e spento ti fa andare appunto le luci o no. E la cosa bella è che quando giri si illumina molto di più. Così è tutto giù, appena giro a destra guardate la luminosità, tac. Dato che i fili erano un po' lunghi, ho creato delle onde per rendere il tutto molto più bello da vedere. Ah, e dopo vi spiego perché ho deciso di fare una striscia sì e una striscia no. Vedrete, vedrete. Ora basta perdere tempo, iniziamo con il contorno della SPA. Allora, la primissima cosa da fare dopo aver spostato e pulito tutto è prendere bene le misure. Dato che non voglio appoggiare la SPA contro il muro, lasciamo 15 cm di spazio per farla respirare. 15 e 15. La SPA ha 176 cm di diametro. Centro della SPA trovato. 176 diviso 2, 88. E dopo aver disegnato il cerchio perfetto ho fatto anche il contorno di circa 20 cm. E poi, mantenendo lo stesso raggio, ho anche creato lo spigolo da questa parte. Con la bomboletta ho poi ripassato la parte che devo costruire. E guardate qua che figata. Praticamente tutta questa zona qua bombolettata, non so neanche se esiste come vocabolo, sarà quello che devo costruire di legno. Quindi andiamo a prenderlo. 5 pannelli da cantiere da 2 metri. No, da cantiere, come si chiamano esattamente quelli? Devo fare il contorno di una SPA gonfiabile. Però visto che non voglio caderci dentro poi quando faccio la struttura, ho detto prendo i pannelli quelli resistenti. Ciao caro! 5 pannellini sulla nostra Audi. Praticamente adesso devo ridisegnare tutto il contorno che ho fatto prima, ma stavolta sui pannelli gialli. E poi tagliamo tutto. Ed eccoci qua, signore e signori, dopo circa 40 minuti di taglio, un cerchio perfetto dove andrà all'interno la nostra SPA. Come potete vedere, non ho ricopiato esattamente il perimetro che ho disegnato prima, perché ho deciso in fase di elaborazione di farlo 10 cm più corto da quei due lati lì, in modo tale che tutto questo progetto rimanga più in fondo là e abbiamo più spazio per il resto. Io direi di fare anche una prova del 9. Perfettissimo! Arrivati a questo punto, questo legno giallo qui devo alzarlo per creare il vero e proprio muretto. Ma quanto lo facciamo alto? Allora, intanto la SPA è alta 66 cm. Dato che noi quando siamo dentro a fare il bagno con le nostre amiche non vogliamo appoggiare il gomito sul legno, tutta la struttura voglio tenerla un po' più in basso della SPA. Quindi la facciamo alta 50 cm. Così rimane anche tutto il bordino da 10 che si vede quando tutto il lavoro sarà finito. Quindi spostato la SPA, avvitato tutti i pezzi assieme così da spostare l'intera struttura in un blocco unico. Dopodiché ho creato delle mensole attaccate al muro con i pezzi di scarto. E ora l'intera struttura la appoggerò sopra i pezzi di legno. Chiaramente questo pezzo qua non l'ho attaccato assieme perché questo qua sarà il gradino intermedio per accedere alla SPA. Come vedete c'è comunque un po' di design in tutto questo. E quando si costruiscono queste cose qua fate sempre dei test, perché se c'è qualcosa di sbagliato fate sempre in tempo a rimediare. Vediamo se va bene. Bene, dai, sono contento. Esattamente in questo punto qui dovrei fare uno scavetto per far saltare fuori il motore che permette alla SPA di funzionare. Così rimane bello nascosto sotto e nessuno lo vede più. Dopodiché sia l'interno che l'esterno
lo ricopriamo con queste perline. Praticamente rifaccio tutto il contorno così, sia dentro che fuori, e poi le pitturo di legno scuro. Prima di fare queste due operazioni però voglio sistemare la finestra. Cioè, guardate che schifo che c'è sopra qua. In realtà sono contento che si è formato lo schifo, perché vuol dire che il cellofan che ho messo tiene molto molto bene. Però non si può continuare così. Adesso andiamo sopra e facciamo la finestra. Intanto cambiamoci le scarpe. Sopra là c'è ancora un sacco di fango. Ok, eccoci qua. Guardate qua che schifo. Prima cosa, pulizia totale. Ok. L'idea adesso sarebbe quella di coprire questo quadrato qua con un materiale similvetro. Perché non posso mettere il vetro, raga. Costa troppo, ci vuole troppo tempo a farlo. E se si spacca è un disastro per quelli che abitano sotto. Nessuno. Quindi una cosa simile al vetro che scorra avanti e indietro per aprire e chiudere la botola. So già anche cosa prendere, perché l'ho visto l'ultima volta che sono andato al brico. Entriamo dal retro, perché i materiali edili sono dietro. Mettiamola qua, dai. Attenzione, attenzione, eccoli qua. Pannello policarbonato da... cos'è? Un centimetro questo. Questo qua, una volta tirata via la pellicola, diventa trasparente, vedete? Perfetto, dai. Allora, due di questi, quindi. Un profilo per attaccarli assieme. E due bordini finali per chiuderli. Questi due legni qua mi servono per far scivolare il pannello di policarbonato sopra. Due di queste per tenere la guida. Ci stanno a malapena, eh. Praticamente questo pannello qua dovrà scorrere su questi due legni in questo modo. Apri, chiudi. Ho quindi preso il taglierino e ho aperto piano piano tutti gli strati di cellofan. Cioè, guardate qua, è come una ferita chirurgica aperta, con tutti i lembi tirati su. Guarda qua che operazione che sto facendo. Ho poi alzato i bordi del perimetro per evitare ad acqua e terra di finire all'interno, graffettato il cellofan alla struttura ed infine coperto tutto con un altro strato di guaina bugnata. E con questa ulteriore modifica dovremmo essere quasi sicuri che dentro qua l'acqua non entra, almeno dai lati. Poi raga, non metto la mano sul fuoco, perché anche le case del giorno d'oggi presentano muffa, perdite, ci sono sempre comunque problemi. Cioè, come diceva mio nonno, quando fai qualcosa puoi avere problemi, se non fai mai niente, chiaro che non ce li hai. Mio nonno lo diceva. Ci ho messo veramente tanto a incastrare i due pannelli assieme. Prendiamo una di queste. Ok, e adesso praticamente voglio attaccarla sul legno così, in modo tale che il pannello può strisciare all'interno di questo pezzettino. Vediamo se viene fuori qualcosa. E dopo 54 sistemazioni diverse ho finalmente completato la finestrella sopra il bunker. È vero, non è bellissima, però ho speso meno di 50 euro. Poi l'ho anche contornata tutti di sassi, così sta bene al di fuori. Da sotto poi metterò una maniglia, è abbastanza che spingi, aperto, chiuso. Guardate anche dentro, senza le luci accese, com'è molto più illuminato. Grazie a questa finestrella policarbonato. Ma guardate qua di fianco cosa ho portato, signori e signori. Il camino sospeso a bioetanolo. Ciao carissimo, cosa hai portato? Un bel paccone grosso. Tu vai, camminetto, lo vedi o no dalla foto? Grazie caro. Ciao ragazzi. Ciao bestia. Madonna mia, che bello che è. Modello Cervinia, come potete vedere, è sospeso in aria. Magari lo guardiamo qua che si vede meglio. Questa qua appunto è la canna fumaria. E questo qua è il bruciatore. Madonna, non vedo l'ora di montarlo questo qui. E va messo proprio in questa posizione, eh? Esattamente qui, raga. Praticamente qua ci sarà il contorno della spa. E poi attorno a questa S che ho costruito ci sarà il camino appeso. Tra l'altro, se vedete made in Cina, non preoccupatevi, perché comunque l'ho preso sul sito. È vero, meno popolare del solito, però dato che io sono protetto dalla thread protection di NordVPN, vado via tranquillo. Blocca i pop-up, blocca i malware, blocca i tracker web, anti-phishing. Praticamente ho un antivirus che funziona anche se non è attivata la VPN. Pazzesco. Perché se ti fottono online, raga, è un casino. Continuiamo con la spa. Iniziamo finalmente tutto il contorno con queste perline qua. Bene, dai, un po' di pezzi li abbiamo pronti. Cioè, ditemi voi se non sta già venendo bene. Guarda che figata! Chiaramente, raga, qua ho lasciato questo bordino un pochino più alto, perché tra la spa e questi legni metterò tutti dei sassolini colorati. Madonna mia, tenendo! Facciamoci questo cerchio interno, dai. Abbiamo anche un sgabello per lavorare comodi. Boh, partiamo, vai.
deve venire fuori una zona spa spettacolare. Spettacolare, signori. In vacanza io quest'anno vengo qua nel bunker, non vado in giro. E tra l'altro, a proposito di vacanze, non vi piacerebbe risparmiare quando comprate i voli o cercate l'auto in affitto, eccetera, eccetera? Con NordVPN, oltre ad avere la Threat Protection, potete anche risparmiare sui viaggi. Perché praticamente voi spostate l'indirizzo IP in un altro paese. E quindi il sito dove state comprando, ad esempio, il volo, non pensa più che siete in Italia, ma pensa che siete all'estero e quindi magari il volo costa meno. Sembra una banalità, ma vi assicuro che quando poi trovate veramente il volo che costa meno, e poi potete anche guardare un sacco di serie TV, streaming, un sacco di roba estera che altrimenti qui non potresti vedere. Ad esempio, chi mi segue dall'inizio sa benissimo che mi sono visto entrambe le stagioni di Undercover Billionaire, la seconda con Grant Cardone. Tenex, sono un vero fan, che costruisce un business partendo da zero in 100 giorni. Bellissima. E senza NordVPN non avrei potuto farlo. Comunque, guardate come sta venendo bene questo cerchio. Mamma mia. Ma poi io dico, c'è la funzione soddisfatti o rimborsati, e se fate un abbonamento biennale avete addirittura 4 mesi in omaggio. Io vi lascio il link sotto in descrizione, andate anche solo per curiosità a vedere quanto costa, perché veramente con il prezzo a cui viene offerto, considerando tutti i vantaggi che ti dà, vi consiglio proprio di farlo. Tra l'altro, se usate il mio link mi aiutate a sostenere tutti questi progetti qua. Perché stanno diventando più dure questi qua? Non lo so. Perimetro completato, guardate che bello che sta venendo. Chiaramente manca quel pezzo qua perché devo inserire il robot. Devo comprare un soffiatore nuovo. Ma guardiamo assieme questo robot come esce bene da questo quadratello che ho fatto. Mamma mia, quanto è preciso il Biggie! In realtà, raga, sono 40 minuti che sto bestemmiando per farlo entrare. Ho dovuto spostare tutto, tagliare, fare... Lascia perdere, guarda. Lasciamo stare, eh. Tra l'altro adesso ho smontato questi due pannellini qua perché devo fare i fori per questi tre tubi. Vabbè, più o meno, dai. Più o meno ci siamo, dai. Bene, bene! Dai che ce la stiamo facendo! Una volta inserito il motore e chiuso il buco rimanente, sono passato alla parte frontale. Ho posizionato 4 supporti per rendere il gradino bello resistente. Poi con i legni rimanenti ho completato anche la parte sotto. E signore e signori, sono lieto di presentarvi l'angolo spa quasi finito. In 3-4 giorni di lavoro, guardate che figata è venuta fuori. Come vedete, ho appena completato tutto il gradino. Chiaramente adesso voi vedrete del giallo, ma tra poco lo copriremo tutto. Prima vi dicevo con delle pietre colorate. Poi invece voglio mettere un materiale di anti scivolo così da accedere alla spa con maggiore sicurezza. Però guardate che cavolo di figata! Cioè, guarda che bello che è, raga! Guarda! Madonna mia, voglio costruire altri 50 bunker dopo questo! Scherzo, ovviamente. Tra l'altro, non sono stato veramente, veramente molto sincero con voi. In realtà, prima mi è arrivato un altro pacco, oltre al camino sospeso. Eccolo qua, raga! Allora, dentro questo cartone qua ci sarà la copertura delle pareti dell'angolo spa. Guardate cosa ho preso. Olè! Praticamente questi qua sono dei fogli di plastica PVC che rappresentano una finta pietra ed è tutto in 3D. Ne prendo uno perché sono molto sottili, guardate. Se vedete bene da vicino, sono tutti in 3D. Non è il classico foglio da parati, carta stampata, capito? L'obiettivo è metterli quindi qua sul muro e creare un'ambientazione simile a roccia. Adesso voi direte, ma Miki, perché lo stai tagliando? Perché questo qua è il primo pannello che metteremo nell'angolo, tac, ed è bello, bello preciso. Da qui in poi continuiamo. Tra l'altro questo qua è talmente semplice da mettere su che dovrebbe bastare la graffettatrice. Perfetto, ragazzi! Ah, guarda che bello! Allora, ho già notato una cosa che ho sbagliato. Questi pannelli sono talmente tanto flessibili che qua non avrei dovuto tagliarli, ma piegarli per fargli l'angolo perfetto e non si nota neanche. Cioè, guarda, ormai però questi qua li ho tagliati, quindi vabbè. D'altronde non si smette mai di imparare. Se dovete fare un lavoro simile, ricordatevi questa cosa. Cioè, di cosa stiamo parlando, raga? Di cosa cavolo stiamo parlando? Guardate qua che finta parete di roccia che vi ho fatto in 3D. Pazzesca sta roba. Ora io ve lo dico, raga, se arriviamo a 250.000 like, attenzione, costruisco tutto un circuito all'interno del bunker e anche all'esterno con il Lego treno. Passaggi segreti, tunnel, gallerie, ponti sopraelevate, magari un pezzo che viene giù da qui. Collegamento con la linea interna ed esterna, un macello facciamo. Cioè, guardate qua, guardate che bello. Pensate
davanti ad una telecamera che piano piano fa tutto questo percorso qui e passa attraverso tutti i passaggi segreti, assurdo. E per far sì che riusciamo a raggiungere questo risultato, condividete questo video su tutti i vostri social. Andiamo avanti, dai. Allora, come vedete, non ho ancora fatto questi pezzi qua, tutte queste piccole imperfezioni non le ho ancora sistemate, perché prima devo finire il secondo impianto di luci, quello con le strisce a LED. Adesso sembra tutto normale perché tengo sempre questa illuminazione qui, ma qualche puntata fa era così la situazione. Poi ho messo queste strisce a LED provvisorie e, dato che la seconda tipologia, che ormai non si vede più, diceva strisce a LED, tanto vale finire anche queste qui. Ho quindi tirato giù tutte le vecchie strisce a LED, poi ho comprato una decina di angolari neri per fare da supporto, ho attaccato tutto al soffitto, viti, cavi elettrici, e signore e signori, questo qua è il risultato. Come vedete, luce a LED soffusa che non si vede perché è appunto nascosta dagli angolari neri, e anche questa illuminazione è fatta. Ora sto scoprendo che non si vede una beata minchia, però vabbè, è ormai. Allora riaccendiamo le luci, perché stamattina sono andato a comprare i primi sassolini per fare il contorno della spa. Attenzione, attenzione, questo qua potrebbe andare bene. Cioè, guarda questo qua, c'è i riflessi blu, raga. Che cazzo? Pesa un po'. Apriamoli e vediamo come stanno. Vi avevo detto che sarebbero stati colorati, ma con colorati non intendevo arcobaleno. Però raga, attenzione, considerando che quando questo qua sarà pitturato di legno scuro, qua ci sarà il bordino che fa da contorno fatto bene, tutti i sassi che girano attorno che fanno contrasto con la finta pietra, sotto qua dopo voglio pitturare di nero in modo tale che non si veda il giallo, e poi perché no far partire due piante di castagno oppure un bel cespuglio verde per contornare il tutto. Madonna mia raga, non vedo l'ora di finire, guardate che figata sta venendo fuori. Ah! Ricordatevi il link di NordVPN, ci vediamo al prossimo video.